anche Dumbo è per noi un evento. Tutti questi adattamenti live action, come si vede, sono affidati a registi molto diversi l'uno dall'altro, tutti i registi che hanno una cifra stilistica molto specifica. Siamo una grande famiglia, anche per i più piccoli. Tim Burton per Dumbo, abbiamo visto Guy Ritchie per Aladdin, Jon Favreau per Il Re Leone, e Kenneth Branagh per Artemis Fowl, che non è per un adattamento, ma comunque vedrete rientrerà. E quindi diciamo sì, ognuno di questi film deve avere una sua specificità per non rendere poi il prodotto troppo omogeneo, quindi, e avrà quindi un suo stile particolare. Dumbo, chiaramente, essendo un classico così amato, ha delle aspettative molto alte. Ritroveremo un po' tutte le caratteristiche proprio che caratterizzano l'opera di Tim Burton sposate a un classico Disney. Fagli vedere. Per cui questi film riescono a parlare a pubblici molto diversi, con anche proprio dei linguaggi diversi, per cui da una parte si fa leva un po' sull'effetto nostalgia che riscatena, ecco, emozioni che si erano provate magari da bambini, ma nello stesso tempo il linguaggio comunque moderno, che però è una rivisitazione dello stile classico in chiave moderna, parla invece al pubblico più giovane, alle nuove generazioni. Mary? Poppins! È bellissimo rivederti. Davvero, non trovate? Dopo Mary Poppins entreremo nel 2019 con Glass, nuovo film di Shyamalan, che è allo stesso tempo il seguito di Unbreakable, il predestinato, e invece del suo film più recente, che era Split, che si ricongiungevano proprio alla fine. Quindi anche qui c'è molta curiosità, ritorneranno Bruce Willis, Samuel Jackson e James McAvoy nei rispettivi ruoli dei due film. Dopo avremo Capitan Marvel, personaggio che è stato introdotto proprio nella scena post-credits di Avengers Infinity War, quindi avrà... c'è molta curiosità per capire, insomma, che ruolo avrà questo personaggio femminile di supereroe. Poi avremo Dumbo di Tim Burton, di cui abbiamo parlato, avremo Avengers, il seguito di Avengers Infinity War, Aladdin di Guy Ritchie, poi arriveremo al Re Leone di Jon Favreau, Toy Story 4, diciamo che proseguendo per arrivare con Artemis Fowl, adattamento di una serie di 8 libri, quindi insomma si aprono le possibilità anche qui per una nuova franchise. Arriveremo poi verso Natale con Frozen 2 e con Star Wars Episodio 9, insomma sicuramente non ci annoieremo, ecco.